thank you parole qua, sghirapetola, boh. malmostos, interessanti, eh? bisogna che me le segna per la nostra trasmissione. Ah, vedo che il cameraman mi fa alcuni cenni come dire, eh, siamo partiti, eh? quindi mi scuso per questa, questo inizio un po' così, eh, perché sto seguendo una trasmissione di cui vi parlerò dopo, è una televisione locale. Intanto, quindi un caro saluto ai telespettatori di Telegarda, agli amici di questa trasmissione, che spero sempre siano più numerosi. Ben ritrovati. E stavo dicendo, sto seguendo questa televisione locale su internet, una televisione locale che è interessantissima perché parla esclusivamente il dialetto, dialetto locale. E quindi si adatta molto bene a quella che è la nostra trasmissione che vuole introdurre appunto al dialetto, alla conoscenza del dialetto. Io ho pensato quindi oggi di invitare qui quello che è l'ideatore di questa televisione, il Factotum, quello che fa tutto praticamente, un grande appassionato di dialetto ovviamente. Non vi dico subito chi è, ecco vi do alcune sue caratteristiche, così magari facciamo una specie di indovinello, vediamo chi indovina. Provate a contare i secondi, vediamo in famiglia chi lo indovina subito. Allora, intanto è un giornalista in pensione, lavorava per il quotidiano L'Adige, era per lo più nella sede di Riva. Poteva essere anche da quello che so un ottimo sciatore, ma a quello che dice lui, insomma, preferiva il dopogara che la gara e quindi si è perso un po' per la strada sportiva. È stato scrittore, è scrittore, ha scritto dei libri in lingua italiana, ma scrive anche molto in dialetto. Fra l'altro, è collaboratore della Busa, il mensile prodotto dal, da Fabio Galas, che è anche il produttore di questa, di questa televisione che è appunto Telegarda. Ha fatto tantissime cose anche a livello giornalistico, oltre all'Adise. Mi pare che abbia anche creato uno o più giornali. Eh, a carattere di, di, di carattere pubblicitario qui nella nostra busa e quindi è un personaggio che certamente ha lasciato e lascia tuttora il segno all'interno delle nostre comunità qui dell'Alto Garda. Non so se voi avete già individuato chi sia. Comunque ho detto prima: è l'ideatore il factorum di Televignole, mm? questa televisione che appunto eh, trasmette a Vignole fra l'altro è l'organo ufficiale di questa Repubblica Persoconde Vignole, questo Stato che fra l'altro nei giorni scorsi, quando è stato il primo d'aprile, ho sentito che gli abitanti di quella zona hanno fatto una manifestazione al Rotatorio di Bolognano per ribadire eh, il loro desiderio di indipendenza. Eh. Poi ho sentito che c'era forse il pericolo dell'intervento di qualche blindato. Eh, di polizia, eccetera. Allora so che sono scappati a gambe levate per evitare appunto tragici eventi. Quindi adesso ve lo presento, lo scopriamo, si tratta di Cornelio Galas. Grazie Cornelio di aver accettato il mio invito. Grazie a voi. E, beh, era obbligatorio perché, ripeto, noi che stiamo cercando di fare un qualcosa modestamente e senza grandi obiettivi, ma rigu riguardo al dialetto ci sembrava opportuno, doveroso, invitare te, che insomma hai un passato di dialettologo mh? e attualmente ti diletti ancora in questo, sì, in questo sì. campo. Per cui vorrei intanto sentire da te, ti ho presentato abbastanza in modo completo, ho dimenticato qualche no, cosa. No, direi fin troppo, fin troppo, fin troppo. No, no, ma quello che ho detto è la realtà, non è che ho sì. raccontato balle. Eh? Quindi, ecco, dimmi tu cosa... Pensi appunto del dialetto, delle tue esperienze del passato, perché tu, diciamo la verità, sei stato un po' il precursore di quello che facciamo noi, anche se noi abbiamo dato, almeno ho cercato di dare un, un, una valenza didattica, ecco, che sì, forse no, allora no, non si faceva. Infatti, ecco, lascio a te la parola, prego. Eh, niente, quello del dialetto. È... Parlo, di, parlo dialetto perché mi capisco meglio. Certo, eh. Io scusa ribadisco ai telespettatori e amici di questa trasmissione che io sto sempre sull'italiano, anche se a volte per mantenere i due piani a confronto. Allora, il dialetto è praticamente eh, è il maciapà. Fin da quando sono nato, perché vivevo in una famiglia dove si parlava il dialetto. Eh, allora, parlando degli de, 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 de anni 50, 60, eh, a scuola a scuola cosa succedeva che eh, lei era vietato parlare dialetto e allora noi, cosa, noi putelotti parlo di fare l'elementario a Bologna cioè, eh, cosa succedeva che eh, te dovevi scrivere il tema in italiano però ti pensavi in dialetto quindi ogni tanto veniva fuori le dialettate insomma in certo. diciamo. Eh, andiamo sul solero a prendere la ramata, ecco, eh, quel, quel, quel dialetto però eh, l, mi lo, 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 lo porta dentro anche quando ho, ho cominciato a scrivere sul giornale, sul giornale chiaramente non si può scrivere in dialetto eh, Però quando era un appiglio? Qualche sì. notizia che ti permetteva di... Ecco. Esatto. E appena, appena ho potuto, cos'è che ho fatto? Eh, ho creato eh, una rubrichetta proprio eh, in dialetto, dove scriveva eh, Zancoma come Enrico Rossaro, scomparso da, da poco, eh, dove interveniva anche il Riccardo Pinter, eh, con, le, con il suo dialetto rivano e con le sue storie in rivano. E, poi questa roba qua l'ho portata a Flash, che è stato il primo giornale elettronico, quindi visibile... E parliamo di che anni? Nel 95. Questa. Quindi già vent'anni fa. Eh, ah, prima ancora nel, nel, nel giornalino dello Ciclè Parco, che si parlava di sci, che era una rubrica in dialetto, parlando degli anni 70, insomma. Quindi, Quindi un precursore veramente. Possiamo sì, prima, dirlo. prima che fu stata la riscoperta del dialetto mi mi è sempre ciappato, nel senso che vedevo che fra l'altro anche nell'intervista era Zemper, il giornale l'Adige, eh, mi fevo l'intervista in dialetto. Dopo la traducevo in italiano. Però eh, se, 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 se avessi potuto far eh, scrivere in dialetto quell'intervista, secondo me la rendeva meglio il personaggio, sì, quel che certo. voleva dire. Che differenza fra dire ehm, grave incidente stradale sulla, sulla Mazza e pacca da orbi sulla Mazza? Cioè cambia tutto. Pacca, da, cambia, orbi, pacca da orbi. E quindi dopo più avanti, vabbè, dopo la pensione, in pensione, che, che sta, sta, sta roba di Trevignole che, che l'ha fatta un po'... È eh, un diciamo, riassunto di tutte de, le esperienze precedenti. Il corollario diciamo, esatto. di, un di un sacco di esperienze sempre in quell'ambito. Esatto, esatto, esatto. Ho capito. Senti, eh, e co quindi, cosa pensi della nostra trasmissione? Va all'interno di questo discorso che certo, facciamo. Certo. È un contributo che ovviamente può dare un qualche cosa. E come, come disse Lelio Fox, eh, che ha fatto un'intervista proprio per Televignole recentemente. E, e lì purtroppo ci in team, la rivista la, la, sì, la, 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 la rischia la chiusura, anzi ormai chiusa, ma non per il problema dei soldi, proprio per lui diceva che eh, non ha nessuno che ha la, la sua preparazione per portarla avanti, perché per correggere. Le, le poesie che manda mandano, quella è goleria, no, Alessandro Parisi. Insomma, Beh, sono no, Alessandro Parisi, no, eh. perché anche mi i miei miei limiti. Mm. Comunque, effettivamente, è così. Sì. Ecco, eh, comunque mi diceva Lelio Fosch che gli Alettlen è una brutta bestia da scrivere, da Domar. Perché? Perché tra eh, mezze aspirate, tra eh, desinensi... Parole che parte, tagliate, sì, elisioni, elisioni, troncamenti eh, eccetera. E, e, ma sempre perdere i verbi, perché la coniugazione dei verbi che è, eh, è una roba da perdersi. Cioè, non ne tanti regolari, però è tanti che tanti che cambia completamente da, 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 dalla singolare al plurale. Sì, eh. E dopo non dimentichiamo questa varietà di dialetti, perché non è che si può dire che è un dialetto Trentino mm -hmm. e noi puntiamo lì, che è diverse forme di dialetto. Esatto. No? Dice, basta guardare con la nostra zona, basta che... Sì, peraltro lui diceva che... Il dialetto rentim, eh, e, e deriva in gran parte anche dal, dal, dal volgare, dal, 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 dal toscano, eh. Eh, o, oltre ad aver ciapà dei francesi, dei tedeschi. Sì, non siamo eh, un posto di eh, passaggio. Lei è quindi diventata una specie de, de, de esperanto de, 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 de si, di esperanto... dei. Sì, che è tedesco, che è di tutte, insomma, eh. perché qua è un posto di, 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 di transito. Questo, fra l'altro, no, non ne consente di essere considerati minoranza linguistica, non perché siamo bastardi, ma proprio perché eh, siamo una specie di crocevia... Non come fra... i ladini, insomma, eh, ecco, esatto. che il ladino e il Noi invece, questo siamo in crocevia. Questo è confermato anche da, da, dalla, dalla Dominici, perché era, era detto, voi, trentini, non potete... Eh, a Verghese, e serio come un con, consiglio con, con come minoranza, proprio per questo fatto che, che se mi shotte, quindi come te dicevi, ti è ovvio: eh, vegno Gio Giobbia con Gerlo delle e eh, eh, un de Arco non lo capisce, ed è di da un de Dro. Lascia perdere di eredi della de Val de Ledro, che ciuaroi, eh, Polenta ci eh. eh, e, 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 e sembra a, a distanza certo certo

io parlo sempre, dico è una trasmissione sul dialetto alto-gardesano. In realtà eh, noi che siamo qui in questa realtà archese, eh, parliamo del dialetto archese. Attenzione, però con questo non è che vogliamo dimenticare le altre realtà. Per adesso voi vedrete che i nostri ospiti sono quasi tutti qui nell'orbita archese, ma intendimento nostro della redazione è quello di allargare il panorama, per cui nelle prossime. Puntate nei prossimi incontri, avremo qua anche gente di Riva, di Tenno, della Val di Ledro, proprio per allargare questo panorama dialettale di cui parlava appunto adesso eh, Cornelio. Bene, siccome la nostra trasmissione non è lunghissima, io voglio approfittare della presenza di, di Cornelio per sentire un po' qualcosa della sua esperienza di scrittore in italiano. E quindi vorrei che ci leggesse qualcosa tratto da uno dei suoi libri e poi qualcosa invece in dialetto, per chiudere degnamente questa grazie, trasmissione. Grazie, grazie. Prego. Eh, lo faccio volentieri anche perché, con una piccola premessa, eh, il, questo primo libro che è Noio, praticamente l'ho fatto col primo computer, allora erano appena usciti. Il Commodore 64. No, 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 sì. Eh, Siamo a quei livelli. Sì, eh, però è stata un'esperienza un notevole, eh, oltre, oltre a impaginarlo eh, anche produrlo portarlo in giro eh, eh, cosa che adesso è più facilitata perché vedo che soprattutto, soprattutto in internet eh, ci sono molte possibilità per, 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 eh, per chi bunca. volesse buttarsi certo. nell'editoria certo. eh, leggo questo qua questo pezzo perché è, è quello che è rimasto un po più misterioso allora insomma eh, parla del tempo, no? Il tempo, il tempo, accozzaglia di istanti inutili. Bisognerebbe avere un pulsante per pareggiare le pause della vita e poter così arrivare a perdifiato al cimitero. Non so dove, quando, come, ma certamente capirò qualcosa di più. Non può essere altrimenti. Nel cestino erano finite centinaia di parole vittime del perfezionismo, come se fosse quello il destino ineluttabile di chi vorrebbe non far finta di parlare col prossimo. Immagina un mondo a fior di pelle, più intimo, sempre, anche per strada, non dal barbiere, non ci sarebbe bisogno di inserzioni sui giornali per cercare e dare amore, forse. C'era sempre qualcosa che bloccava la storia, la mia storia sul più bello, anche adesso la ricerca del di più, del vero per altri, magari anche del fiocco ben fatto. No, chi se ne frega. La storia è normalissima, banale, mortale, come quelle di tutti. E questo non è un diario, non è uno sfogo su carta, è una di quelle storie che potrebbero costituire argomento di conversazione. Riempire quindi spazi, pause, puntini puntini, o servire per attaccare il bottone. Ed è stato scritto questo nel. 93. Sì. Ecco, penso che questo testo potrebbe essere benissimo. Va valido anche per sì. i tempi che stiamo, che stiamo sì, vivendo, sì, insomma. No? sì, Quindi, allora non c'erano ancora i telefonini, ma... Ma comunque scritto vent'anni fa sì, è attualissimo sì. come, come tema. No? Bene, qui abbiamo avuto l'esempio di Cornelio che scrive in italiano e penso che il giudizio è più che positivo. Passiamo a qualcosa in dialetto. Eh, allora, eh, sì, fratto, mh, ho stampato giù la prima cosa che, che mi è arrivata oggi perché dopo un mezzo litigio con, 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 la, sposa, eh. allora, con la sposa. Con ecco, la sposa. Non sposa, come no? in italiano sposa. Noi dialet in dialetto viva, diciamo viva sposa viva i sposi, non viva, viva gli esposa. sposi. Eh. Esatto. Allora, quando finisce l'amore, può capitare di colpo, senza sapere perché, come nascoste là dalla schiena, o pian piano, come un lumin che si smorza perché ormai è finita la cera. Se resta ogni modo un semenili svolto là in su, con gli occhi aperti, ma senza saper cosa guardare, con la bocca impastata, certo, anche del vino, e i misciotti che ci apre subito il stomaco, ma soprattutto le parole arrivai nel cervello, come frecce invelenate, come quelle dite. Te muoverai allora le mamme in cerca di qualcosa che solo in quel momento capirai che non è pu. Tra qualche tempo, pensando a come se spaccato quel tocco del paradis, te te darai del mona, te minirà il magon. O magari se ti hai trovato un altro amore, chissà, perché riderei su, ma solo per scondere il grigio che ti hai quando il cuore tira fuori quel disco così bel ma non mai rotto. Ho sentito quest'ultima parola, sgrisoi, ecco, per esempio dicevamo prima l'importanza del dialetto per la sua capacità di dare sì, eh, sì. l'immagine, l'idea, ecco, ho parlato di parole onomatope onomatopeiche qualche puntata sì, fa, sì. proprio eh, slinsegar, quei termini dialettali che... Sono proprio sgrisoi. Il mm. griso dà l'idea proprio dei brividi. Di qualche cosa. Ecco, brividi non è la stessa cosa. Non sì, è la stessa sì. cosa. Sgrisoi proprio è un termine dialettale che però rende anche l'idea di questo sentimento che si affievolisse certo, come, come certo, un lume certo. che manca la sera. Ecco, vedo che tu usi la parola cera sì. mm. e quindi eh, voi dite a Vignole cera e sì. non sera. Sì. Eh, ho capito, quindi il lumin de cera non è lumin de sera, no. Noi ad arco, ecco per esempio questa è una, una differenza. Sì, su, su Sull'uso della ciglia, della, della Z al posto della C, eh, ho visto che eh, in, 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 tanti, in tanti luoghi del Trentino eh, cambia magari da, da, non dico da caseggiato a caseggiato, ma Quasi. dipende però eh, dalla, da, dalle origini. Perché, se eh, nel mio caso eh, i genitori vengono da Arco, però abitando eh, nell'Oltresarca acquisiscono eh, certo, la, 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 parlata, la parlata locale e dito. quindi la trasmettono a, a quei figli, altrimenti non si capirebbe come partendo da Arco, quindi da sera, si arrivi a sera. E a volte anche c'è un un miscuglio per cui c'è un, una contaminazione a volte sì, dei sì, termini sì, no? sì. Per un termine di, di Avignole che aveva una sua caratteristica fonetica anche, mm. Mm, no? acquisisse un qualche cosa che lo, lo cambia eh, ma io direi, tutta... direi di più cioè, prima mm. dicevo da caseggiato a caseggiato ma da Bolignam con la M finale a Vignole, cosa c'è? In, in, in linea di re, re un chilometro eh, e mezzo neanche, mm. neanche. Eppure tanti termini usati da, da, a Bolognano sono diversi da Vignole. Come per esempio eh, un'altra un curiosità, mateloti, al Mattelotti. posto di Mateloti eh, invece prende, prende origine da marinai che sbarcavano a riva e che venivano definiti mateloti non si sa se per la mantelota eh, cioè, per mantelota, eh, sì sì manteloti viene vi detto a Trento e non eh, arriva sì, sì. Noi, noi a diciamo eh, Trento, la zona eh. del Bondone, eh. Matelotti è proprio un termine tipico e, e questo, questo conferma il fatto che, 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 che è cangiante il dialetto e, e, e si, adatta, eh, si adatta praticamente eh, ai ceppi familiari a quegli acquisiti, gira certo, eh, per certo. esempio la mia sposa è di origine bergamasca, parla, oh. itali parla italiano però. Eh, ma sa il dialetto bergamasco? Parla il dialetto bergamasco? Eh, lo capisce, lo capisce quando parla. Ma non è, neanche, ma sue... non è mai cresciuta in un ambiente familiare ecco, che lo parlasse? È, è nata a Trento da genitori ah, bergamaschi, quindi... per, per cui capisce la parlata però e eh, non capisce il neanche il dialetto trentino, diciamo che Ho capito. Eh, è apolide. Insomma. Ho capito, quindi capisce. <ride> Bella questa è Apolide. <ride> bene, Cornelio. Allora, eh, vediamo di tirare una conclusione. Sì. Che diciamo di questo dialetto? Pensi che saremo capaci, non perché lo facciamo noi, eh, ma, ma saremo capaci di dare un futuro al dialetto? O pensi che sia, purtroppo siamo degli utopisti? Eh? No, no, eh, io sono ottimista perché eh, intanto Vedo il riscontro, soprattutto peraltro, da, da, da parte dei circoli trentini all'estero, una cosa incredibile. Proprio in questi giorni, su Trevignoli, abbiamo messo il, um, eh, alcuni video di eh, brasiliani, cioè giovani brasiliani che parlano il dialetto trentino imparato da, dai nonni, dai bisnonni. Da, eh. Ed è una cosa incredibile, vedere la, la, la gioia che, che, ha, eh, che hanno questi, questi ragazzi. Nel parlare la lingua dei nonni io non, non credo che arriveremo qui a un entusiasmo del genere certo. perché il dialetto qui forse è usato un po' come eh, lingua comica, più che. Più che eh, sì, siccome sì, parlata proprio quotidiana del, del vivere quotidiano. No, ma quasi, quasi per rendersi originali: no? cioè, parlando dialetto, eh, ci si rende eh, comici, la battuta viene meglio, eh, anche, anche le filo puntano molto su questo eh, da tempo. Mi ricordo che Bruno Cattoi però, eh, che, ho, che ho avuto la fortuna di conoscere, eh, grande, grande regista anche, oltre che autore di, di, di copioni teatrali, mi dice una cosa, che eh, il, il dialetto in teatro eh, può far ridere anche senza situazioni comiche. Però questo è un vantaggio e anche un pericolo, perché eh, toglie via al dialetto tutta una serie di situazioni che invece lo, lo esalterebbero meglio. Ad esempio lui diceva eh, perché non, non, non portare in teatro na, 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 mh, anche un dramma in dialetto trentino? E, e purtroppo quando, quando abbiamo avuto il contatto e stavamo preparando qualcosa è venuto, esceme, a, mancare. È venuto a mancare io credo molto invece in, in questo cioè non a caso per esempio sto, sto traducendo oltre a alcune poesie da italiano al dialetto gli incipit letterari cioè le prime, le prime righe di un libro quelle che dovrebbero catturare in dialetto eh, secondo me catturano quasi meglio Quasi meglio. Un'altra cosa, per finire, il, il, il dialetto. Tu, tu chiedevi se ha un futuro. Eh, il dialetto ha un passato, chiaro. Eh, si tratta di adattarlo al presente e quindi anche al futuro. Per cui ehm, importante sarebbe non, non tanto introdurlo nelle scuole, perché credo che sarebbe un'operazione. La ci sono tante di quelle cose che. Sarebbe un'operazione. A parte che insomma. Studiano meglio l'inglese che, 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 che l'italiano. L'italiano, eh. sì. Ma eh, quantomeno, quantomeno uh, rivitalizzarlo. Rivitalizzarlo vuol dire. Eh, Creare dei luoghi di incontro, può essere una televisione, una trasmissione, un Questo che te. Certo, e cioè... delle esperienze che. Ha, che... Accomunino esatto, persone. Esatto. E che inducano anche la curiosità, perché Beh, per esempio c'è tutta una serie di, 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 di sostantivi, di, 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 di indicazioni dialettali nell'agricoltura che eh, rischiano di, di, di scomparire sì, completamente. Sì. Portandosi dietro tutta una tradizione ecco. di vita, di, di, di sofferenza, di fatica, cioè, di speranze. Di, di, di... Eh, mio, mio padre, che lavorava in fagnameria diceva mettermi a posto il Snoll, eh, sì, sì. tanti, tanti operai e lo guardavano. E Snoll l'abbiamo che... fatto eh, eh. bene. Siccome abbiamo sforato i tempi eh. di questa breve trasmissione, eh, naturalmente siamo ottimisti riguardo al dialetto, come ci dice Cornelio. Lo ringrazio per questa sua presenza che è stata sicuramente importante e significativa per la nostra trasmissione. Lo ringrazio, un saluto anche alla cara sposa. Eh? Cerca di ricomporre un po'. Sì, eh? sì. Ecco. Quindi Lascio perdere il vocabolarietto questa volta perché siamo andati oltre i termini e quindi eh, il regista mi, mi sta facendo dei sinistrani. Ringrazio ancora i telespettatori di Telegarda. Vediamo di accogliere l'invito ad essere così eh, positivi e ottimisti sul dialetto. Vi aspetto alla prossima puntata. Un cuore saluto a tutti. Grazie per l'ascolto.